La quarta prova del campionato italiano della montagna si è disputata in Val Camonica, sul tracciato di 8 km e 800 metri Malegno-Ossimo-Borno. Una cronoscalata di antiche tradizioni, tanto da essere giunta quest'anno alla sua 25esima edizione. È nota fra gli estimatori come la mille miglia della corsa in salita, come è indicato nel titolo del libro storico della manifestazione, curato dal giornalista Baffelli e presentato per questa importante ricorrenza. Quello della Malegno Ossimo Borno è un tracciato molto vario. La prima metà è caratterizzata da curve e tornanti, la seconda metà invece molto veloce. Al via di questa edizione tutti i migliori piloti, compreso il pluricampione della specialità Mauro Nesti e il campione italiano in carica Pasquale Irlando, con la sua potente Alfa Romeo 155 GTA ufficiale, è in testa al campionato alla vigilia di questa quarta prova del tricolore. Siamo arrivati alla Malegno Borno, che tra l'altro è una gara molto bella, secondo me abbastanza guidata, specie nella prima parte, molto veloce la seconda. Diciamo che c'è un po' di Montecampione e un po' di Caprino. E qualcuno l'ha definita la mille miglia delle gare in salita. Sembrava proprio che la Lucchini BMW 3000 del pilota toscano avesse messo le ali in questa gara. Con un propulsore che vanta circa 310 cavalli, sebbene sia derivato dalla serie, e l'agilità della sua vettura che sui tornanti della Malegno Ossimo Borno ha potuto rivelarsi ancora una volta perfetto negli inserimenti. Nesti ha potuto concludere la sua salita con il tempo di 4 primi, 2 secondi e 55 centesimi, alla media di 130 km orari, quasi 20 secondi al di sotto di quanto fece registrare lo scorso anno Castelli nei prototipi nazionali. E nessuno è stato capace di avvicinare il crono del re della montagna. Devo dire che non è andata male, il tempo comincia a essere valido, comincia a essere buono per questo tipo di macchina. Però il mio obiettivo era un altro, era quello di fare magari anche solo per un decimo, ma meno di 4. E ci ho provato, però non è venuto. Per cui va bene anche così. Da parte sua, Pasquale Irlando si era ben preparato a questo appuntamento, tanto che sulla sua Alfa 155 non si sono più ripetuti i problemi di turbina e di centralina che lo avevano afflitto nella precedente Caprino Spiazzi. Invidiabile la prestazione del pugliese con il tempo di 4 primi, 13 secondi e 20 centesimi alla media di oltre 125 orari. Irlando ha reso senz'altro meglio nella prima parte del tracciato per via della tortuosità della strada, dove ha potuto sfruttare appieno le quattro ruote motrici della sua Alfa Romeo. Poi, nella parte veloce, ha dovuto abdicare al miglior rapporto peso-potenza della Lucchini di Nesti. Tra le due sessioni di prove, la gara, Irlando è riuscito a migliorarsi di ben 15 secondi, giungendo quindi al secondo posto assoluto alle spalle di Nesti. Con questa prestazione, però, Irlando si è visto scavalcare in classifica per un punto dal campione pistoiese. La macchina sinceramente da ieri a oggi è migliorata tantissimo. Abbiamo levato già i primi 7 secondi ieri dalla prima alla seconda manche. Dalla seconda manche di ieri, stamattina abbiamo portato altre modifiche, sinceramente ancora migliorate di 8 secondi, quindi spero che quelli dell'AFA sono contenti. Io sono soddisfattissimo. Penso che ognuno di noi abbia commesso qualche errore nella propria salita. Io ne ho commessi anche, però va bene così. Il terzo tempo è andato così a Fabio Danti con la sua Lucchini Alfa Romeo, autore fra l'altro di una brillante prestazione anche in prova. Look at them yo-yos, that's the way you do it. In gara il suo propulsore sembra che abbia accusato un calo di potenza e il pilota della Egnazzi a corse si è dovuto accontentare di un 4 primi 16 secondi e 66 centesimi a oltre 14 secondi di distacco da Nesti. Buona comunque la sua prova. Baby get a blister on your thumb. We got some install.
Maria Castelli, con la Lucchini Alfa Romeo ha colto il quarto tempo assoluto con 4 primi e 21 secondi netti, praticamente riproponendosi con lo stesso crono dello scorso anno, migliorato di appena 2 decimi. Delusione in Giuseppe Tambone, che con il suo prototipo PCR BMW 2500 del team 1000 Miglia ha fatto segnare la quinta prestazione con 4 minuti 22 secondi e 14 centesimi. Per il pilota bresciano, una stagione che ancora non ha dato i frutti sperati. Il sesto tempo è andato a Maurizio Roasio con la Osella PA16, che ha subito un distacco di 22 secondi da Nesti. Nella classe del Superturismo alle spalle di Irlando si sono classificati Cabibo con un'altra Alfa Romeo 155 GTA e Gabriele Crotti su Renault 5 GT Turbo. Anche Giuseppe Perroni si è inserito fra i migliori della cronoscalata bresciana, cogliendo il settimo tempo fra i prototipi con il responso di 4 primi 32 secondi e 89 centesimi. Anche il pilota della Lucchini Alfa Romeo si è visto superare in classifica assoluta da un incontenibile Siusi, che con la sua Super Ford Escort Cosworth Gruppo N è riuscito incredibilmente a conquistare il settimo tempo assoluto e a metter dietro non solo il prototipo di Peroni, ma anche tutte le vetture di Gruppo A. Incredibile davvero, il pilota veneto ha fatto fermare i cronometri a 4 primi 30 secondi e 95 centesimi, alla media di 116 km orari. Per Siusi, alias Alberto Nardari, questa è stata la seconda gara della stagione e quindi il secondo successo consecutivo. La macchina sta migliorando. Ieri avevamo dei problemi e con Giovanni, che è il motorista di Repetto, siamo riusciti a capire qualcosa un pochettino sull'assetto e l'abbiamo abbassata un pochettino, abbiamo fatto delle migliorie e oggi effettivamente quelle migliorie che noi abbiamo fatto ieri ci hanno pagato questo, penso, bel tempo di 4.30 e 95, i soliti 5 centesimi di secondo sotto il 31, che fa sempre piacere. Walter Santus, sempre su Ford Escort Cosworth, si è piazzato al secondo posto in gruppo N, rimediando un distacco di 8 secondi dal leader Siusi. Nella generale, Santus è giunto 13°. La terza piazza è andata invece a Giacomino Botti, che ha contribuito a formare un podio di gruppo N tutto con le Super Ford Escort Cosworth, vere mattatrici fra le vetture derivate dalla serie. L'ex formulista Mirko Savoldi con la Ford Sierra Cosworth si è quindi dovuto accontentare del quarto posto di categoria, a 14 secondi di distacco. Alle spalle del pilota bresciano si sono classificati Bonaccorsi e Armanini, ambedue su Ford Escort. La classe 2005 è stata appannaggio di Pericle Bianchi su BMW M3, con 2 secondi e 89 di vantaggio su Schnee Klofler su Renault 5 GT Turbo e con 5 secondi e 26 su Claudio Zobbi su BMW M3, con quest'ultimo che si conferma comunque leader della seconda divisione. Nella
della classe 1300 del gruppo N, Fabrizio Fattorini, con la Peugeot 205 Rally, è incappato in una leggera uscita di strada e questa volta ha dovuto arrendersi all'alto atesino Egon Sanin con la Citroën AX per 1 secondo e 45 centesimi. Con il secondo posto, il pilota della Peugeot è restato comunque il leader della classifica assoluta del gruppo N. Le ultime vittorie di classe nel gruppo N sono andate nella 1600 a Piclore con la Peugeot 205 al suo terzo successo su tre gare e nella 2000 a Neuhauser con la Opel Astra. Nel trofeo Fiat 500 si è visto ancora una volta una gran battaglia fra tutti i partecipanti. A svettare è stato però per la terza volta quest'anno il fiorentino Andrea Bacci, alla media di quasi 90 km orari, ed è stata per la sua stessa ammissione la vittoria più sudata. Bielmi, il suo maggior rivale, è infatti arrivato secondo a soli 5 decimi di secondo di distacco. La più sudata perché sono venuto a correre qua, arrivai ieri l'altro alle 10, alle 22.30, ho provato sabato mattina, mi sono alzato presto, col camion ho provato, il tempo della prova non era un tempo che mi faceva sperare bene, la sera ho riprovato e stamani sono partito deciso e convinto, anche perché correvo qua in casa del diretto avversario di Sergio, Velmi e Maria, che sono stati bravissimi, perché anche Maria è arrivata a 2 secondi, che ha fatto un ottimo tempo, e Sergio che 4 5 decimi, 55 centesimi, che vuol dire un metro di distanza proprio. Una lotta sul filo del decimo di secondo ha identificato anche questa quarta prova del trofeo Fiat 500. Sergio Vielmi ce l'ha messa tutta per battere Bacci, ma all'arrivo ha dovuto arrendersi all'evidenza del cronometro, che gli dava uno svantaggio di un'inezia, 55 centesimi di secondo. E dopo quasi 9 km di gara è praticamente niente. Una bella prestazione è stata messa a segno questa volta da Maria Paola Fracassi, aiutata come lo stesso Vielmi dalla perfetta conoscenza del tracciato, in quanto la loro abitazione è proprio in prossimità dell'arrivo. Tuttavia la gara della ragazza della Val Camonica è stata esemplare, suo il terzo posto ad appena 1 secondo e 81 di distacco. Sempre nel trofeo Fiat 500 al quarto posto si è piazzato l'altro pilota locale Roberto Bonomelli, mentre il cosentino Vincenzo Spagnuolo è giunto quinto e ha potuto mantenere in classifica il secondo posto alle spalle del leader Bacci. Vielmi in campionato è invece terzo davanti a Bongiovanni e la coppia Barilaro-Maria Fracassi a pari punti. Nella gara della Val Camonica le posizioni fino al decimo posto sono andate a De Carolis, De Giacomi, Barilaro, Bongiovanni e Cavalcanti. Luca Cappellari, arrivati a questo punto del campionato possiamo cominciare a trarre delle conclusioni. Come sta andando? Come è andato fino adesso? Ma mi sembra che il campionato quest'anno sia migliorato rispetto all'edizione precedente, la partecipazione del pubblico è buona, soprattutto l'organizzazione della Salerno Corse è migliorata notevolmente perché grazie a un anno di esperienza. Mi sembra che anche a livello di immagine sulle televisioni, sui giornali, il riscontro sia positivo. Diciamo che le prime quattro gare sono senz'altro positive.
Le forze in gara che ci sono quest'anno nel campionato come ti sembrano? Sì, quest'anno il campionato sembra abbastanza equilibrato, con la nuova attribuzione poi dei punteggi in base al numero di partenti per classe si è fatta la lotta molto più incerta. Difatti vediamo che sia nei prototipi che anche in gruppo A e in gruppo N la lotta è apertissima. Niente, speriamo, tutto vantaggio dello spettacolo. In gruppo A il successo non è sfuggito a Luca Capellari con la Lancia Delta integrale preparata da Nocentini, dopo che nella precedente Caprino Spiazzi era stato il suo rivale Bisinelli con la BMW ad imporsi. Questa volta il pilota di Udine ha centrato agevolmente il successo con il tempo di 4 primi, 33 secondi e 78 centesimi alla media di 115 km orari. Al secondo posto si è inserito a sorpresa Luigino Dorizzi con la BMW M3 a 1 secondo e 68 centesimi di distacco, che ha confermato d'altra parte lo stesso tempo realizzato nelle prove. Chi ha mancato l'appuntamento con la leadership è stato questa volta Ennio Bisinelli, giunto terzo, andato in testa coda con la sua BMW mentre stava sferrando l'attacco risolutivo. Tale risultato gli consente di mantenere la testa della classifica con 3 punti sullo stesso Capellari e con 10 su Giuseppe Ferraiuolo, al volante quest'ultimo di una Peugeot 205 Rally. Giuseppe Ferraiuolo, sei in testa alla prima divisione del gruppo A, con questa macchina 205 Rally. Come va? E incomincia ad andare bene, ha fatto un ottimo tempo a Verona, mentre invece prima le prime due prove non andava tanto bene, dopodiché abbiamo messo a punto questo motore che sta funzionando abbastanza. Adesso vediamo qua che cosa dice, che cosa sviluppa, poi c'è il meccanico che si sta impegnando tantissimo, nella quale è qua presente, che potrà dire qualcosa quanto riguarda la potenza del motore. Il motore è il motore originale, viene elaborato per il regolamento gruppo A, e come cavallo dovrebbe avere 125 cavalli, 126, non è che ha molti cavalli, è un motore onesto, il gruppo A funziona bene, è lavorato con modestia, tutto qua. Nella prima divisione i punti conquistati da Ferraiuolo, quarto in Valcamonica nella classe 1300 vinta da Pieraccini, sono serviti a farlo rimanere ancora leader su Marco Finiguerra, che in Valcamonica ha ottenuto invece la terza vittoria su 3 gare con la Toyota Corolla nella classe 1600. Nelle altre classi del gruppo A della gara bresciana, nella 2000 ha vinto Schager con la Volkswagen Golf e nella 1400 Enrico Ghezza con la Peugeot 106.